Benvenuti a tutti nel salotto dell'Opinionista News. Oggi abbiamo insieme a noi un ospite speciale. Lui si chiama Danilo Dadda ed è l'amministratore delegato e uno dei proprietari di Vanoncini SPA, un'azienda che sta andando forte. Ciao Danilo, benvenuto. Ciao Sabrina, grazie per avermi invitato. Buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie. Grazie a te Danilo di aver accolto il nostro invito a partecipare e a raccontare la tua storia, perché la tua storia inizia da molto lontano e non inizia da titolare dell'azienda, ma inizia da dipendente. Sì, la mia storia inizia da molto lontano perché sono molto vecchio, qual è il problema? No, non sono proprio così vecchio, però un po' di tempo alle spalle ce l'ho. Sì, la mia storia da imprenditore. Allora, io ho 56 anni, Io dico di solito 28 anni, poi aggiungo per ruota perché sono un ciclista, così di passione. Ciclista di quelli di acqua dolce. E quindi la mia storia, con la mia azienda, la Vanoncini SPA, inizia nell'87, quindi sono passati 34 anni. Io sono stato assunto da questa azienda come tecnico di cantiere. Questa è un'impresa edile, specialista delle tecniche costruttive a secco. Sono stato assunto nell'87 come tecnico e seguivo i cantieri. Ho avuto la fortuna di incontrare il nostro presidente, il professor Antonio Vanoncini, che mi ha dato la possibilità di esprimere tutto il potenziale che io avevo dentro, perché io sin dal primo giorno mi sentivo il proprietario dell'azienda e mi comportavo come tale. E lui, avendo visto questo ragazzo giovane con questo dinamismo, dopo pochissimi giorni di attività insieme, mi disse: "Guarda, se tu prometti di rimanere con me, io mi gioco tutti i miei fratelli." E lui aveva 10 fratelli. E così è stato, e dopo qualche anno sono ufficialmente entrato nella compagine societaria, assumendo l'incarico di legale rappresentante. Diventai sì l'amministratore delegato della Vanoncini, che divenne SPA quando avevo 31 anni, di fatto. E quindi da 25 anni da questa parte svolgo il mio incarico di manager, di direttore generale e anche di socio di questa meravigliosa realtà che progetta, costruisce, ristruttura con le tecniche costruttive a secco, rivende materiali come specialista delle tecniche costruttive a secco e fa formazione a tutta la filiera dell'edilizia, inteso come gli ingegneri, gli architetti, i geometri, le imprese, gli artigiani dell'edilizia, proprio sulle tecniche costruttive a secco, che è una tecnologia la più antica che l'uomo conosca. E poi ci è un po' persa negli anni. Danilo, tu hai raccontato prima una cosa molto importante, ovvero che avete istituito una cattedra dedicata a ciò all'Università, al Politecnico di Milano, esatto? Sì, esatto, perché ci siamo resi conto che le tecniche costruttive a secco sono una tecnica costruttiva che l'uomo conosce da millenni, che poi si era persa. Noi l'abbiamo ripresa, rielaborata dal passato e rielaborata in chiave moderna. Infatti costruiamo case con il telaio in acciaio e rivestimenti a secco interni e esterni per realizzare edifici che sono iperisolati dal punto di vista termico, acustico e antisismico, facendo del bene anche all'ambiente. La tutela dell'ambiente è uno dei nostri valori. Per fare tutto questo avevamo il nostro centro di ricerca e sviluppo interno, però ci siamo appoggiati al Politecnico di Milano e grazie alla lungimiranza del compianto professor Ettore Zambelli e dell'attuale professor Marco Imperadori, sosteniamo questa cattedra da 25 anni a questa parte e da questa cattedra vengono preparati circa 50 professionisti all'anno che entrano sul mercato e da professionisti progettano gli edifici con questa tecnologia e con questa mentalità. Di approccio verso la fisica delle costruzioni, il risparmio energetico e la tutela ambientale. È qualcosa di straordinario, sì. E poi all'interno dell'azienda avete anche una mentalità, diciamo, open mind, potremmo dire, perché ci tenete molto oltre che alla formazione dei dipendenti, ma anche proprio alla creazione di una sorta di piccola comunità, giusto? Dove
dove si basa molto sulla collaborazione, anche sulla conoscenza reciproca, e questo può anche essere qualcosa che va, diciamo, in controtendenza rispetto a quello che magari si è fatto al passato, dove bisognava quasi mantenere una sorta di distacco tra il titolare dell'impresa e chi ci lavora all'interno. Sono d'accordo, sì, diciamo la nostra mentalità è open mind, lo è sempre stata ed è per questo motivo che mi sono avvicinato al mondo OSM, Open Source Management, che mi ha aiutato come manager, come imprenditore, ma mi ha aiutato come marito, come papà. Io sono padre di due ragazzi, marito di una signora con cui sono sposato da 31 anni. Tutto questo mi ha aiutato e ho portato questo mio nuovo modo di interpretare la vita anche all'interno dell'azienda e sono anche un consulente di OSM oggi, per cui aiuto anche gli altri imprenditori a fare questo percorso. Qua all'interno dell'azienda sì, c'è un clima bellissimo, io ho dei collaboratori straordinari con i quali cazzeggio tanto, nel senso che lavoriamo molto ma ci divertiamo anche tantissimo, veramente. C'è un clima sereno, disteso, si ottengono grandissimi risultati. E qui condividiamo le esperienze, condividiamo quello che sappiamo, quello che conosciamo, quello che leggiamo anche. Ed è qui che è nato il Book Club, proprio con questa mentalità. Ecco, allora parliamo del Book Club. Sì, il Book Club è un'iniziativa fighissima perché. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che io ho condiviso con alcuni collaboratori un elenco di 60 titoli di libri che avevo letto così, nella mia carriera di imprenditore, di consulente. E ho detto: ma sentite ragazzi, perché nelle nostre riunioni che facciamo settimanalmente per coordinare tutta la squadra, abbiamo delle riunioni che sono già pianificate durante tutto l'anno. Riunioni di tipo commerciale o tecnico. E dico, perché in queste riunioni non dedichiamo la prima ora, 40 minuti della riunione, a raccontare un libro che ognuno di noi ha letto? Quindi ho lanciato questo elenco di 60 titoli e ogni collaboratore si è scelto il titolo e la data in cui presentarlo. Per cui all'inizio di ogni riunione un collaboratore presenta, racconta agli altri colleghi presenti in sala il libro che ha letto. Ed è una roba spaziale perché allora io in pratica ho applicato il principio della delega alla lettura, no? Siccome siamo sempre tirati col tempo, ho detto ma come faccio io a leggere più libri e a fare più esperienza? Ho deciso di lanciare questa idea. Ed è venuto fuori qualcosa di straordinario, perché in queste riunioni, in questi incontri di condivisione succede qualcosa di incredibile, perché di fatto una persona quando parla di un libro in realtà parla di se stesso, parla delle emozioni che questo libro gli ha trasferito e queste emozioni permeano l'assemblea, tutta la sala, tutti coloro che ascoltano. Poi nascono delle domande bellissime, è straordinario, è bellissimo quello che sta capitando. Poi avevo messo anche un piccolo incentivo per questa cosa, quindi quando uno presenta un libro, noi gli diamo 100 euro in busta paga, se presenta il secondo, Un ne bel diamo 200. incentivo. C'è un incentivo, sì. E se il libro è in inglese, raddoppiamo il premio. E quindi questa cosa qua ha preso veramente piede perché c'è una lista lunga di persone, di presentatori. E ci sono aggiunti anche dei coniugi che mi hanno detto: vabbè, ma vengo anch'io a presentare il libro che ho letto. Vieni, sei bellissimo. Senti Danilo, ma quanti libri leggono in media in un mese? Fanno la gara? Fanno la gara? Sì, beh, allora per rispetto di tutti, qua ci sono grandi lettori, qua c'è gente che legge 40-50 libri all'anno e quindi tra l'altro io l'elenco che avevo fatto erano libri di management. Poi qualcuno ha lanciato l'idea: ma sì, ma se io leggo un libro, un bel romanzo, non posso parlare di quello? Ma sì, ok, condividiamo anche quello. E quindi ci sono grandi lettori, ma la sfida vera è quella di far leggere anche chi non è proprio avvezzo alla lettura. E
c'è qualcuno che si è messo a leggere e in confidenza mi ha detto, guarda, sai, io è da quando ho finito, da quando mi sono diplomato che non leggo più un libro e ho ripreso a leggere grazie a questa iniziativa. Questo mi riempie tanto di gioia. Danilo, raccontaci un sogno nel cassetto per la tua impresa. Ah, che bella storia. Guarda, io i sogni li sto realizzando tutti perché il mio sogno era quello di cambiare l'edilizia dal punto di vista dei valori etici e morali. Io sono figlio di un muratore, sono nato nei cantieri, sono cresciuto con l'edilizia e mi sono reso conto però che a un certo punto il nostro settore era un po' scaduto dal punto di vista proprio etico. Non mi andava giù che tra imprenditori edili, anziché collaborare, ci si facesse le scarpe l'uno con l'altro, non ci si potesse fidare gli uni degli altri. E quando con l'OSM abbiamo fatto dei sondaggi sul territorio, abbiamo chiesto, ma caro pubblico, cari clienti, voi cosa volete da un'impresa edile? Cosa desiderate? Cosa chiedete? La risposta è stata un comportamento etico. Allora ho detto, beh, allora vedi, ci siamo. Noi dobbiamo contribuire a fare in modo che ci sia un cambiamento epocale nella mentalità degli imprenditori edili, proprio dal punto di vista etico. Io lo sto realizzando grazie al fatto che sono il referente di OSM Edilizia verticale per tutto il territorio italiano. Stiamo lavorando con tanti imprenditori edili e faremo l'impresa più grande del mondo, perché sarà compartecipata da questi meravigliosi imprenditori che hanno sofferto per tanto tempo e che adesso rinascono. E quindi il sogno del cassetto è quello di vedere il mondo dell'imprenditoria edile risorgere e essere additato non più come quelli che se ti giri ti fregano, ma come quelli che sono professionalmente preparatissimi e sono affidabili e trasparenti. Ritorniamo all'antica corporazione dei muratori che era nata nel Medioevo. Sì, ma quegli individui che sono competenti e sono consapevoli del loro grande ruolo sociale anche, non solo imprenditoriale, anche sociale, perché alla fine, vedi, tutti noi tutti indistintamente abitiamo in una casa, o la possediamo o la conduciamo in qualche modo. Nella casa ci viviamo, cresciamo i nostri figli, consumiamo i nostri matrimoni e le nostre relazioni, e spesso però ci arrabbiamo anche perché non è confortevole, perché spendiamo tanto di energia e quindi inquiniamo l'ambiente, siamo disturbati dai vicini o li disturbiamo, abbiamo paura delle scosse di terremoto perché non vorremmo che la casa rischiasse di diventare la nostra tomba. Tutte queste cose qua noi dobbiamo rivederle. E quindi i costruttori, secondo me, hanno un ruolo strategico importantissimo. Ed ecco perché ho l'onore di rappresentare OSM Edilizia e questo è il mio sogno nel cassetto, ma che si sta materializzando, quindi sta succedendo qualcosa di straordinario nella mia vita di tutti i giorni, qua con i miei collaboratori, i miei amici, i miei colleghi, con te, Sabrina, con coloro che ci stanno ascoltando. Tutti. Fantastico, fantastico. Allora senti Danilo, diciamo alle persone che adesso ci stanno ascoltando e che magari sono ispirate da quello che stai raccontando e che sono nel settore dell'edilizia che si possono mettere in contatto con te per essere accompagnati in questo percorso di rinascita del settore. Allora io ti ringrazio per essere stato qua insieme a noi e ovviamente vieni a trovarci di nuovo presto. Certo Sabrina, grazie mille per il tuo invito, sono onorato di aver partecipato a questo salotto, grazie per le tue domande, per la tua simpatia, grazie a coloro che ci stanno ascoltando e a presto, volentieri. Grazie, grazie davvero. Grazie a te. E noi ci vediamo come sempre qui, ore 18 in salotto. Ciao! Ciao.